Ciao a tutti ragazzi della TFG On Demand. Oggi è successo qualcosa di eccezionalmente orribile. No, non è vero. È orribile. A me è piaciuto, ragazzi. A me neanche un po'. Stavo giocando, vi lascio lo screen, guardate. Baul della corona, ho trovato il draghetto infernale. Quindi adesso, guardate, posso potenziarlo. Ma il mondo sta andando sotto sopra. Il mondo sta andando sotto sopra. Io che non trovo baul leggendario. Io che trovo invece le leggendarie nel baul della corona. Cioè, non va bene. Funzione. Ragazzi, non va bene. Poi, quindi adesso, sono curioso di usarla effettivamente. Perché, scusa, adesso livello 2 fa più danno, ha più vita. Avevo purificato il drago, ho tolto i tre moschettieri. Perché ultimamente mi trovo sempre contro una pala di fuoco. Che tra l'altro mi uccideva i tre moschettieri. Fireball. Ecco, quindi adesso cosa faccio? Lo metto al posto degli sgarri piccoli, ragazzi. No. Perché? No. Sì, invece. Cos'è che butti così per buttare giù i tank? Il draghetto infernale. E prima cosa che usavi per buttare giù i tank? Anche tu, io non so, tu quando sei dovresti trovare l'epica. Ah, epica, bellissima. Niente, non me ne frega più niente. No, non le uso. No, più che altro perché effettivamente trovi sempre carte che non usi. Se da sincero, io fra una carta posso potenziare la strega al 4. Beh, appena la trovo, penso che modificherò il deck. Beh, ma guarda che effettivamente quando tu trovi le carte, cioè tipo la carta epica, adesso io la strega non la trovo mai, no? Perché la usi? No, ce l'ho perché ce l'ho già a livello 3, sì. Quindi non è male. Oh. Mastino contro mastino. Il deck dell'apocalisse. Questo mi copia, ragazzi. Questo mi copia, non va bene. Non va bene, non se l'aspettava. No, non è giusto. Tu hai già troppe leggendarie. Beh, no, non è che le trovate nuove, semplicemente. Tu hai troppe leggendarie. Ma non ho trovato nuove leggendarie. Ripeto, tu hai troppe leggendarie. Vabbè, ho troppe leggendarie. E soprattutto, la cosa più brutta di tutte, Che io non le ho. Beh, chiaro, ovvio. Vai, strega, uccidi. Guarda là il coso che parla. Sputate! Ecco, adesso tipo, mettiamo il mini pack a strega. Destroy. Bastardo. No, ecco, che palla di fuoco. Ma il mago dovrebbe... Dai, mini pack. Bam! Almeno la strega mi colpisce un minimo la torre. Adesso niente, mega sgherro a uccidere la Valchiria. Ecco, il mega sgherro l'hanno ridotto di velocità, però alla fine non è proprio così pessimo lo stesso, Alla fine è ridotto di velocità, già prima era lento, vabbè, però non hanno ridotto moltissimo secondo me. Quindi è utilizzabile ancora, perché molti dicevano, dopo l'aggiornamento il mega sgherro lo puoi mettere nel dimenticatoio. No, non è così. Ma colpisce? Niente, zappalo. Ah, vaffanculo che mi colpisca la torre. Adesso sentiamo la... strega che andrà a colpire quello. Sì. Questo è vero un... No, che adesso so che mette il gruppo di sgherri lui, no? No, ha messo lo stronzo. Sì, un draghetto infernale. Adesso questo, aspetta, zappata! Ok, perfetto. Dov'è la strega? Lì. Ok, non è ancora morta? No, ancora viva. Non è ancora morta? Dai, ci ok, va bene, vai, via. Mini pack, questo, tutto quello che ho. Palla di fuoco sul mago, Non importa se c'è la Valchiria, non importa, bam! Dai, mini pack, dai, un colpo mini pack, sì! Ancora uno, no! Vai! Ok! Perché c'era il coso, c'era. Draghetto infernale, bene. Il draghetto... Mega Sgarren, ok. E attacchiamo subito di là con il mastino. Adesso lui attacca da questa parte. Però io dovrei riuscire a buttare giù la torre da quell'altra parte. Ora, come difendo qua? Con la strega. L'unica che posso mettere. Sì, ma dovresti mettere anche il dragon infernale. Ma il mastino, finché non è muore. Importante che... Sì, ma adesso c'è quell'altro. C'è il mago. Adesso butto la palla di fuoco. Poi subito la zap, guarda. Zap, oh, perfetto. Perfetto, ok. Adesso quello lì dovrebbe morire. Metto anche il mega sgherro. Ah, che palle, oh. Ma muori? 3, 2, 1, 1, attento, attento. Sì, che culo. Fortuna che c'era il moschettiere che stava sparando alle mie scheletrine. Cosa? Forse devi mettere il mega sgherro dietro lì del moschettiere. Perché il mastino sarebbe esploso prima della fine del tempo. Sì, questo è vero. Il mastino, tanto anche se colpisce la torre, non importa. Andiamo un'altra partita, ragazzi. Allora, oh, ma che palle iniziare con queste truppe. Perché cosa faccio? Non posso attaccare praticamente, to? Devo sprecare uno spazio per la... Deve morire subito quella roba lì. Io la odio. Io la odio. Perché ogni volta devi sprecare una truppa per quella lì. È una truppa o un incantesimo? Ecco, arriva la carta. Io ho 7. Vabbè, tu quanto ce l'hai? 2? 3? Vabbè, perché... mega sgherro veloce. Mega sgherro... Ah, che cazzo sta colpendo... No! Ma stiamo scherzando, no? Ok. Ah, guarda che culo.
mercoledì. Dai, ma dai, Goblin. Date a coltellate. Cazzo, che palle. Vai, boom. Oh. Signore. Oh, che palle di quella roba lì. È quello che ho usato, ricordo il deck lui. Sì, quello... fighissimo. Guarda, col bocciatore. Bocciatore, arco X, tronco. La rottura di coglioni incredibile. Adesso vediamo che altre carte ha. Beh, però adesso lui se ha... costa... Oh, basta. Basta. Ma è il mastino. No, più avanti, più avanti. No, lo metto qua. Ma no, così lo colpi... Così lei colpiva il mastino. Sì, ho capito io, ma... Basta, basta. Basta, dai mini pecca, dai mini... guarda anche lui usa il tronco, non ci credo, non ci credo, cos'è, oh? Vabbè, mettiamo loro, ce la posso, cosa, ce la posso fare con loro? No, perché adesso metterà qualcos'altro, dai, ok, merda, sta colpendo la... pure, che coglioni, già. E adesso cosa faccio? Nulla. Aspetta, ho provato una volta, ragazzi, a mettere la furia sui cuccioli di lava, ci sono delle cose schifosissime. Sono potentissime, Ah, sì? Sono una cosa orribile, ragazzi. Allora, mettiamo... Aspetta un attimo, lui adesso usa di nuovo il coso. L'arco X? Sì. Vabbè, se lui mette l'arco X, scusa, dovrà anche... Non dimmi che me la uccida, eh. Ok, boh, mi parlate che non me la uccida. Ma mega sgherro. Che coglioni. Uccidi quella cosa, ti prego. No, ma che sfiga. Ma però aspetta che lei non riesce a colpire niente. Aspetta. Sì, ok, è rimasto. No, adesso muore. Qualche paio di palle di quella cosa lì. Allora, vediamo un attimo. Targhetto infernale, dai. Ah, guarda che i miei cuccioli stanno colpendo la... Questo. Dai, ok, perfetto. Sta colpendo il mini pecca, adesso arriva quello. Il targhetto infernale adesso dovrebbe riuscire a uccidermi l'arco X. Ottimo. Ok. Ah, perfetto. Adesso cosa cazzo faccio? Niente, piangi. Sono di nuovo nella cacca piangi più nella totale. Perché tu non riesci a dargli danno. Sì che riesco, guarda che roba adesso, eh. Mm-hmm. Faccio così, passo di lì. Zappo la torre inferno. Che dovrebbe andare a colpire. Ah, dai cazzo. La princess, che bella. Ancora la princess, basta, oh. 600 di danno, niente, oh. Se arrivasse a 200, quanto gli la palla di fuoco sulla principessa e torre? Principessa e torre. 400 rotti. Okay, perfetto. Adesso aspettiamo una. Riattacchiamo col mastino. No, quella. Dai, sì. Ottimo, aspetta che lo zappo. Da cazzo. No, no, mi sta colpendo la torre. Niente. Palla di fuoco. Dai, cazzo, non ci credo. Ok. Mini pecca. No. Oh. Boom. Ciao. Ho perso? Sì. Gli basta la zap, giusto? Sì. Nel tronco. Tom. Vaffanculo sto deck del cazzo. Bella partita un cazzo, va bene. Non mi è piaciuta per niente a me sta partita. Beh, dai, è stato bravo. Quasi quasi adesso rimetto il deck col bocciatore, guarda, solo perché vabbè, ragazzi, non puoi sfidarlo, non c'è partita dopo. Se il video è piaciuto lasciate tanti bei mi piace, continuate a iscrivervi al canale e anche all'altro e alla prossima leggendaria anche Instagram, stavolta però la trovo nel baule d'oro, non so, fate anche alla Caritas, poi alla Croce Rossa, all'8 per 1000 e al 1000 per 8.